Il Partito Democratico di Ariezzo, nel corso di una conferenza stampa, è partito all'attacco del presidente della provincia, nonché sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai. Il tema riguarda la gestione della provincia e una certa confusione di ruoli. Sì, abbiamo rilevato con diverse interrogazioni, come dire, alcuni legami sempre più frequenti tra la provincia di Arezzo e il comune di Montevarchi in diversi aspetti, dall'incarico dato all'ex vicequestore di Montevarchi, passando per altre situazioni che abbiamo ritenuto di stigmatizzare, come ad esempio le figure all'interno di commissioni di concorso che appunto provengono dal comune di Montevarchi e andranno a giudicare figure che saranno invece assunte in provincia di Arezzo, semplicemente per evidenziare appunto come forse c'è talvolta un po' di confusione tra il ruolo di presidente della provincia e sindaca di Montevarchi. Abbiamo anche presentato ulteriori interrogazioni, ad esempio una che riteniamo abbastanza importante e attendiamo risposta, quella sulla revoca in autotutela di un bando per l'acquisto di circa 600, oltre 600 purificatori di aria che è stato evocato un'autotutela dopo diverse osservazioni di operatori economici del territorio. Ecco, abbiamo chiesto di conoscere quali siano i contenuti di queste osservazioni, quali siano appunto i motivi che hanno portato all'annullamento in autotutela del bando. Fatto sta che le nostre scuole sono ancora senza i purificatori di aria, quindi, come dire, crediamo sia anche necessario spiegare anche ai cittadini perché all'inizio di gennaio si è annunciato l'acquisto e anche l'eventuale donazione da parte di alcune aziende di una parte di questi purificatori. Chiediamo anche di conoscere se eventualmente il comune di Montevarchi abbia ricevuto donazione di questi purificatori di aria. Ecco, questa conferenza stampa, questo incontro con gli organi di stampa, anche per avere quelle risposte che sino ad oggi, secondo voi, non ci sono state. Sì, esatto, ma anche per evidenziare quelle che sono, come già detto anche dai colleghi consiglieri, le problematiche relative alla gestione del personale, ma anche le problematiche relative all'incapacità di questa amministrazione di individuare e di perseguire in maniera adeguata le sfide cruciali in questo momento per le pubbliche amministrazioni. Un'altra questione aperta è infatti l'annullamento, anche questo un provvedimento annullato tra l'altro in autotutela, del concorso per un posto di tecnico informatico di categoria C che doveva essere originariamente destinato al CED, il Centro di Elaborazione Dati, ma che è stato annullato. Dietro la nostra richiesta ci è stata fornita una spiegazione a ciò, nella misura in cui la provincia avrebbe annullato questo concorso per puntare maggiormente sulla collaborazione tra l'ente provincia e Artel, che è un soggetto privato, ancorché partecipato, ma comunque ecco, parliamo di una condotta che denota probabilmente un non completo inquadramento della questione della digitalizzazione, che oggi riveste un'importanza fondamentale per tutta la società, ma a maggior ragione per gli enti pubblici, e una mancata volontà di investire sulle strumentalità e sulle professionalità interne all'ente.